tristi falchi della guerra, ma il folgo e dobbiamo, trementi e piedi, e del nemico siamo, l'incubo e il terrore, bravi come tenta andiamo gli ora, ostacoli per noi non ha la terra. Questa dolina nel giugno 1916 fu occupata dal 15° reggimento bersaglieri, fanti rapidi negli spostamenti, e per questo avevano in dotazione anche una bicicletta. Nel loro inno cantano: ciclisti, andiamo, andiamo in fretta, i primi siamo sul campo dell'onore. Ciclisti siamo, andiamo in fretta, i primi siamo sul campo dell'onore. Ciclisti siamo, andiamo in fretta, i primi siamo sul campo dell'onore. Dolina è una parola di origine slovena e significa valle. Al centro della dolina spesso il terreno è adatto alla cultura ed è quasi sempre più freddo. Ci possono essere forti escursioni termiche tra il fondo ed il bordo. Mi sono chiesto più volte se nell'allestire un posto di medicazione per i feriti all'interno della dolina bersaglieri il comando del Regio Esercito italiano avesse tenuto conto dei fattori climatici per alleviare le sofferenze o semplicemente allestire l'ospedale perché si trovava accanto a trincee che sfornavano continuamente morti e feriti. Questa dolina mi fa venire il ricordo dello scudo spartano che veniva affidato dalle madri ai figli pronti per la guerra, dicendo loro: o con questo o su di questo. E per i 500 che furono qui sepolti, la dolina funse da scudo d'onore. Forse qualche servizio qui in questo buco lo fece anche Enrico Toti, il borghese che per camuffare la mancanza delle mostrine indossava un maglione con il collo alto e lo rovesciava a nascondere le stellette che non poteva avere. Chissà cosa pensavano i feriti vedendolo mescolarsi tra i combattenti con la sua gruccia. Qui i soldati decoravano le trincee e l'ospedale con scritte e fregi, sperando nel futuro. Buchi di armi automatiche hanno rovinato questi nomi. E poiché nel nostro cuore permane accanto al sentimento di pace anche quello di odio, podemo dir: de sicuro se sta dei titini che noi gamai podu vedere italiani.